Salve a tutti, qui il vostro Senten Chan. Beh, è già da tempo, da prima di tutte queste avventure di questi ultimi tempi, da prima che Berlusconi e Silvio si dimettesse, che si parla di quello che si deve fare nella politica. Se riformare la Costituzione, fare nuove leggi elettorali o andare prima al voto. La verità è che nessuno lo sa. E poi che è un serpente che si morde la coda. Infatti abbiamo visto ultimamente. Si è passati al voto dopo che per due governi, anzi no, non si è passati il voto, si sono votati loro dopo che per due governi si è fallito con le riforme di tutti i tipi. Monti e Letta non hanno fatto niente, se non creare delle alleanze fra partiti. E poi adesso Matteo Renzi, che nessuno ha votato perché voi non avete votato, che fa delle riforme, quindi senza voto la vecchia classe politica fa delle riforme. E quindi la vecchia classe politica crea il nuovo. Non è possibile. E ci occorrerebbero nuovi politici. Ma con le vecchie leggi elettorali si creerebbe una nuova vecchia classe politica. Perché ci sarebbero sempre i soliti nuovi. Non come negli Stati Uniti, che quando uno perde le presidenziali come Al Gore non si ripresenta più. In Italia no, sempre gli stessi e degli stessi partiti. Basta. Come tagliare questo ciclo vizioso? Beh, una formula celebre Robespierre. Con la ghigliottina, tra 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 tra, eliminava la vecchia classe politica. Altro che voto. Soltanto che poi, per fermarlo, lo uccisero e venne in Francia la restaurazione, cioè la vecchia dirigenza si rimise al potere come prima, più di prima o quanto prima. Non ci si può salvare senza distruggere quello che è marcio, ma quello che è marcio può rivivere e frenare tutto. Ecco che tutti i partiti si sono solidarizzati e adesso governano. Tutti al governo, opposizione o no. Chi fa opposizione in Italia? Chi governa? Presto ci avremo un secondo presidente del Consiglio dei Ministri, dal suo geriatrico. Vi rendete conto? Perché ancora continua a fare politica, anche se non è presidente del partito, non è primo ministro e non è neanche deputato. E voi sperate in un cambio. Aspetta e spera, campa cavallo che l'erba cresce. Io non so che cambiamenti ci saranno in Italia, perché non è neanche gattopardismo puro. Governerà dal proprio geriatrico. Vi rendete conto? Come Pablo Escobar che è ritornato a farsi la prigione in Colombia dalla sua carcere lussuosa. Beh, vabbè. Le riforme chi le deve fare? La vecchia classe politica con le nuove leggi? Che faranno leggi elettorali e una nuova Costituzione, tutto a sua misura, immagine e somiglianza? O andare alle elezioni, permettendo a questa classe politica, di candidarsi di nuovo con le vecchie leggi? O la vecchia classe politica che fa le nuove leggi? Invece di risolvere questo nodo, io lo metterei come cappio a questi politici, per risolverli a loro. Ma qua, soltanto tagliando il circolo vizioso, la spirale viziosa, tagliandola, stroncandola, si può arrivare a qualcosa. Non facendo che il vecchio si rinnovi nel nuovo, che il nuovo invecchi, che il vecchio si rinnovi nel nuovo, che il nuovo invecchi come il nuovo vecchio.
È così. Perché se no non si uscirà più da questa perversione infinita. Beh, ho cercato di parlare, di accennare circa se è meglio fare le riforme o andare alle elezioni. Intanto in Italia non si fanno né le riforme né le elezioni. Il vecchio si autoperpetua senza le elezioni e fa le riforme regressive, cioè per ritornare a tempi peggiori, non per migliorare. Adesso io chiudo perché mi fa male il braccio. Più avanti magari cercherò di fare qualche altra riflessione. Arrivederci dal vostro Saint-Etienne. Ciao.